vado in galera in Slovenia, mi arrestano in Slovenia. Per noi? Corri un po'. Oh, ma arrestano davvero? Secondo episodio di Stadi dal Mondo. Oggi siamo in Slovenia e questo è lo stadio della prima in classifica. Prima di fare due chiacchiere sul campionato sloveno, sulla prima in classifica, su questo stadio, vi ricordo di andare a recuperare il primo episodio, dove siamo andati in Norvegia. Scusatemi, ma la mia ragazza sta per essere mangiata da un cane. No, tutto bene. Primo episodio in Norvegia, ragazzi. Andato a recuperare perché siamo andati alle isole Lofoten e a Tromsø. Un viaggio spettacolare. Questo, sono sincero, non credo sarà all'altezza, ma penso sarà abbastanza interessante lo stesso. Più precisamente in questo momento ci troviamo a Ljubljana, la capitale della Slovenia, e in questo impianto chiamato Stadio Stožice si allena e gioca le partite casalinghe l'Olimpia Ljubljana, la prima in classifica in questo momento nel campionato sloveno. L'impianto è recentissimo, è stato inaugurato nel 2010 e ha più di 16.000 posti a sedere. Non è solo la casa dell'Olimpia Ljubljana, ma anche quello della nazionale slovena. Ecco, si fa subito un confronto con lo stadio di Tromsø. Qua purtroppo è tutto chiuso. Cioè, manco stessero custodendo chissà che... No, a parte gli scherzi, ci potrebbe anche stare chiuderlo. Mi piacerebbe ci fosse sempre la possibilità di visitare gli stadi, però no, magari con una reception, con qualcuno che sta lì, ci sono i gadget. È vero che adesso, se non sbaglio, il campionato sloveno è interrotto, quindi da un lato ci sta. E dici bene, Menzo, perché la Prva Slovenska Liga, il massimo campionato sloveno, è fermo da metà dicembre, quando si è conclusa la 20ª giornata. In totale sono 36. Infatti, il campionato, che riprenderà a metà febbraio, è composto da 10 squadre. Le 10 squadre si affronteranno in un doppio girone con due andate e due ritorni, per un totale di 36 turni. L'ultima in classifica verrà retrocessa nella seconda lega slovena. La penultima in classifica dovrà fare lo spareggio con la seconda classificata nella seconda lega slovena. La prima sarà chiaramente campione di Slovenia. In questo momento i campioni in carica sono i ragazzi del Maribor. Però è veramente un peccato, perché lo stadio da dentro sembra molto 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 carino. Lo è anche da fuori, perché dà l'impressione proprio, cioè è interrato. Vai sottoterra quando vai a vedere la partita, quando entri. Però ci siamo fatti tutto il giro dello stadio. Ma è pieno di lucchetti, pieno, inentrabile, si può dire inentrabile? Sì. Sei sicuro? Non sono convinto. Insfondabile, ci ho provato, sto per andare, vado in galera in Slovenia, mi arrestano in Slovenia. Vedete qua, è aperto, c'è il lucchetto? Io mi faccio arrestare, fatemi vedere sto stadio, perché i video che avrete visto fino adesso saranno dei video visti dalle transenne, no? Come se fosse... Io ci provo qui ad andare. Sì, ho capito, ma io sono più vicino, arrivo. Mi faccio arrestare in Slovenia! Avete visto, purtroppo meglio di così non si riesce. 16.000 posti questo stadio. È veramente, veramente carino. Una bella struttura. Peccato non poterla vedere da più vicino. Però è assolutamente raggiungibile in poco tempo, perché noi a Ljubljana quanto ci mettiamo da dove viviamo noi? 5 ore e mezza. Quindi in realtà la pula, eh? Era per me. Scendiamo di qua. Cioè in 6 ore, se vuoi proprio fare una pazzia, in questo stadio ci puoi venire a vedere una partita. È per noi? Corri un po'. Oh, ma restano davvero? Non era per noi alla fine la polizia, anche se un po' di scagazzo devo dirvi che c'è stato, perché ho provato a far volare il drone, non sono riuscito a fare nessuna ripresa perché quella è una zona interdetta al volo, ma a volte in queste zone la polizia riesce a rintracciare i droni e addirittura a bloccarli, ma non era questo il caso. Prima di passare al prossimo stadio ci tenevo però a parlare un minuto degli ultras della Ljubljana, perché
sono dei tipi particolari, simpatici, se vogliamo definirli così, i Green Dragons. Ci sono dei disegni all'entrata dello stadio, ma perché sono dei tipi particolari? Beh, perché in campo, durante la partita, si fanno sentire, si fanno riconoscere, ma soprattutto quest'estate c'è stato un avvenimento particolare. Durante la presentazione del nuovo allenatore sono piombati all'interno della conferenza stampa e hanno quasi obbligato il nuovo allenatore a levarsi dai piedi. Situazione molto particolare e non sicuramente piacevole. Ambiente molto caldo che sinceramente una volta nella mia vita vorrei provare a vivere direttamente dallo stadio. Seconda ed ultima tappa di questo mini tour sloveno. Siamo in una delle città più famose della nazione e tra l'altro, se ci pensate, quando si parla di calcio sloveno, io sinceramente una delle poche squadre che ricordo, che mi vengono in mente anche degli anni passati, è il Maribor, raga. Cioè, se si parla di calcio sloveno, il Maribor, basta. Siamo così vicini al calcio sloveno e se ne sente parlare così poco. È una cosa molto particolare. E il Maribor, appunto, è la squadra della città, ci mancherebbe che non lo fosse. Città da 105.000 abitanti, Maribor che ha il record di titoli vinti. Se non mi sto andando a sbagliare, 16. In questo momento siamo allo stadio del Maribor. Lo stadio si chiama Ljudski Vrt. Adesso ve lo mostro e devo ammettere che comunque qui le strutture sono senza dubbio positive. Quello che non mi piace molto è la parte magari esterna dello stadio, però adesso ve lo mostro. Poi adesso sono anche in controsole, però questo è lo stadio. Molto molto bellino all'interno, un po' come quello di Lubiana. Purtroppo però anche in questo, come potrete notare, mi tocca farvelo vedere dalle transenne, perché non ci si può entrare. Se me lo immagino pieno, devo ammettere che l'atmosfera potrebbe essere molto molto particolare. Vorrei nuovamente soffermarmi e utilizzare proprio la questione dell'importanza del campionato sloveno per parlarne sotto nei commenti. Se pensiamo anche magari ai calciatori proprio sloveni che conosciamo, quali sono? Handanovic, Oblak, se non sto dicendo una cazzata, questi sono alcuni dei sicuramente più famosi. Mi viene in mente Sesko? Sesko dovrebbe essere sloveno? L'attaccante? Sì, dovrebbe esserlo. Però poi la mia memoria inizia già a vacillare. Il discorso è questo. Noi siamo venuti qui per farci 2-3 giorni di vacanza, ok? Però nel momento in cui siamo venuti ho pensato, cavolo, mi vado a vedere un paio di stadi, magari quelli più importanti. E chiaramente ho detto, vabbè, a Lubiana, la capitale, ci sarà sicuramente lo stadio della squadra della capitale. Prima in classifica, tra l'altro, spodestato il Maribor, che in questo momento è quarto in classifica. Però nel momento in cui siamo venuti ho pensato, allora, sì, vabbè, sicuramente ci sarà la squadra della capitale e sicuramente Maribor. Boom, finita lì. Cioè, perché? Sicuramente il livello non è alto, però se facciamo la comparazione con quello svizzero, un paio di domande me le faccio. Perché sicuramente quello svizzero è magari in sviluppo, è magari in aumento, però credo sicuramente che, almeno io personalmente, lo seguo molto di più. C'è anche la possibilità di seguirlo di più, secondo me, nel campionato svizzero. Quello sloveno invece zero, non se ne parla, non si sente, non ci sono notizie. Cioè, la nazionale svizzera ottiene anche dei discreti risultati, quella slovena è molto indietro. Lavorano male? Qual è lo spunto di riflessione che si può fare? Qual è la motivazione? Sicuramente il livello non sarà altissimo, ma si potrebbe fare di più? Magari possiamo parlarne sotto nei commenti, magari c'è qualcuno che ne sa senza dubbio di più di me. Quello che vi posso dire però, oltre che fa un freddo bigatto, è che comunque le strutture all'esterno sono un po' lasciate andare. All'interno invece mi piacciono molto. Cioè, sia quello di Lubiana, sia quello di Maribor, mi piacciono davvero molto. Sono, secondo me, delle ottime strutture che forse meriterebbero
migliori risultati, sinceramente. Con mia grande sorpresa, però, lo stadio del Maribor non è stata l'ultima tappa del nostro viaggio, perché nella strada di ritorno verso casa mi sono imbattuto in questo piccolo impianto. Lo stadio dell'Enka Zmaria Priyelsha, squadra fondata nel 1942 che milita nella quarta divisione slovena, che si chiama Celje Intercommunal League. Sono queste le realtà che mi piace conoscere, che mi piace approfondire, un po' come l'FK Lofoten. Era una realtà particolare per la Norvegia, beh, questa è una realtà particolare per la Slovenia. Se voleste fare approfondimenti su questa squadra in generale, su queste basse leghe del campionato sloveno, vi lascio in descrizione il link del sito dell'Enka Zmaria, dove c'è una sezione dedicata proprio alla storia del club. Qui trovate nel dettaglio tutto il lavoro svolto dal 1942 sino ad oggi, con una particolare attenzione al lavoro con i giovani. Anche questo secondo episodio di Stadi dal Mondo finisce qui. Come vi sarete accorti, però, non è solo una questione di mostrarvi gli stadi del mondo, ma è un momento di riflessione, è uno spunto per conoscere meglio alcune realtà magari diverse dalla nostra qui in Italia. Sicuramente questo secondo episodio, emotivamente anche dal punto di vista degli scorci, è inferiore rispetto all'episodio precedente, ma ci sono realtà diverse che vanno comunque raccontate. Quindi utilizzate la sezione commenti per farmi sapere cosa ne pensate e soprattutto rispondete alle provocazioni che vi ho lasciato e lanciato all'interno di questo video. Tenetevi forte, perché il terzo episodio di Stadi dal Mondo penso vi piacerà parecchio, perché è molto legato alla nostra attività qui su YouTube. Condividete il video, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.